In questi giorni ho pubblicato l'estratto di un'intervista che è stata rilasciata da un autore italiano, uno scrittore italiano di noir, che è uno scrittore che sta avendo molto successo. Mi era piaciuta in particolare la sua risposta, che ho trovato molto onesta. Ad un certo punto, l'intervistatore chiede a questo scrittore: "Ma tu cosa fai prima di iniziare a scrivere? C'è tutto un processo di incubazione, di progettazione del romanzo, oppure scrivi di getto? Com'è il processo della creazione dei tuoi romanzi?" E questo scrittore ha risposto in maniera, secondo me, molto onesta e molto chiara, dicendo che non stava lì, insomma, a specificare tutta la procedura che andava a rispettare ogni volta prima di scrivere un romanzo, però in effetti lui programma e progetta fino all'ultima riga prima di iniziare la stesura vera e propria, e questo lui l'ha definito un processo di progettazione, di preparazione al testo, che poi lo rende talmente libero da far sì che si possa concentrare su quello che è lo stile narrativo e il ritmo della storia, che poi sono i due elementi più importanti da restituire quando si scrive un romanzo. L'autore in questione è Puglisi, un pluripremiato autore Rizzoli, che insomma scrive dei noir di tutto rispetto. Una volta pubblicato l'estratto di questa intervista, ho come al solito ottenuto tutta una serie di commenti, come dire, faciloni, semplicistici, che non è così, che non tutti progettano, che dipende dal genere di scrittura del romanzo, perché non tutti i generi, secondo alcune persone che hanno commentato, necessitano di una preparazione, di una progettazione narrativa. Quello che io cerco di sostenere, di spiegare e di sottolineare da tempo, da quando ho iniziato a fare video in particolar modo, è che la scrittura è un mestiere come gli altri. Nessuno si fiderebbe mai di andare da un medico senza uno straccio di laurea, un tirocinio o una lunga preparazione ospedaliera. Nessuno di noi si fida nemmeno di andare da un meccanico che non ha una lunga preparazione pratica per far mettere le mani, insomma, sulle nostre macchine. Men che meno ci fidiamo di un commercialista che non ha tutta una serie di titoli. Io stessa vengo studiata e guardata da lontano ben per tanto tempo, di solito prima che un autore, uno scrittore decida di mandarmi un'email e mi chieda di collaborare con lui o con lei. Quindi tutti noi, insomma, ci diamo un'occhiata e ci prepariamo per il lavoro che dobbiamo svolgere o che vogliamo fare o per cui siamo portati, abbiamo la vocazione nella vita. La scrittura, invece, nonostante sia da sempre un'attività artistica, come tante altre, non viene mai vista in questo modo, e questo mi dispiace molto, perché lo scultore deve essere, sì, gli scultori sono un po' geni, ma sono persone che si preparano, vanno a scuola per scolpire il materiale, altrimenti se non imparano determinate cose non possono neanche loro raggiungere il massimo dei risultati. Un pittore uguale, un restauratore, tutte le persone che hanno a che fare con le arti hanno comunque un percorso di formazione, ed è il motivo per cui esistono anche delle scuole di scrittura, altrimenti insomma le scuole di scrittura sarebbero bandite da tutto il mondo se non si potesse imparare a scrivere. Quindi io trovo abbastanza ipocriti e fasulli i commenti di quegli scrittori che affermano di non progettare nulla, proprio zero, perché appunto va in base al genere. Ora, ci sono, è vero, dei romanzi che necessitano di una progettazione un po' più convincente di altri. Per esempio, se stai pensando di scrivere un thriller, un noir, un giallo, un romanzo storico, un romanzo fantasy, ecco, questi sono generi di solito più soggetti alla progettazione, proprio anche alla progettazione scritta. Ci sono delle persone con cui collaboro che addirittura si fanno degli schemi molto grandi per far sì che tutto quanto funzioni e la storia giri nel modo giusto, perché basta un errore di cronologia, basta una svista e ovviamente la trama crolla miseramente in se stessa e il lettore si annoia perché comprende subito come va a finire il romanzo. Altri generi, come ad esempio la narrativa contemporanea, il romanzo rosa, potrebbero anche non necessitare di una progettazione schematica e precisa come quella di un thriller, di un distopico, di un fantasy, di un giallo o di un noir, e su questo possiamo anche essere d'accordo. Il fatto è che comunque il processo creativo prevede sempre un momento di progettazione. Patricia Highsmith, che è stata una grandissima scrittrice di gialli, lo definisce il periodo di incubazione. Ognuno di noi, quando si prepara a fare una cosa, ci deve riflettere un attimo. La scrittura è anche la scrittura, il momento proprio della scrittura di solito è il momento che segue il periodo di preparazione e di incubazione. C'è chi si prepara facendo schemi, seguendo un metodo come il metodo di progettazione su misura che io ho creato e che tanti scrittori hanno acquistato e che hanno seguito nel tempo per crearsi delle basi di narratologia, e poi ci sono degli altri scrittori che si immergono in questo periodo di incubazione. Magari il periodo della progettazione del romanzo è tutto mentale, non vi è una fase della scrittura, e sono quelle persone che poi non ammettono di aver preparato la scrittura. Sono quelle persone che dicono: "No, ma io scrivo la storia un po' per volta", e certo si fa così ovviamente, in base all'ispirazione del giorno, a quello che mi viene in mente. Io non sono molto d'accordo. Di solito si inizia sapendo da che parte si inizia e sapendo a dove si vuole andare a parare, poi nel
mezzo qualcosa in effetti può cambiare, perché anche la progettazione può dare adito a delle modifiche durante il percorso, perché magari vengono delle idee più intelligenti, più calzanti, e quindi è giusto modificare. Il punto però è che è impossibile che uno scrittore riesca proprio da zero, giorno dopo giorno, a creare un romanzo che funzioni senza alcun tipo di problema. Quello che io ti voglio consigliare è di credere poco a chi dice che la scrittura è solo un qualcosa di pancia e che ci si deve svegliare la mattina, si deve scrivere e poi come viene viene. Di solito queste persone hanno a disposizione o un editor personale oppure un agente letterario che sistema da capo, da cima a fondo il romanzo, e se tu fai una prima stesura di un romanzo che poi deve essere o riscritto o risistemato da cima a fondo perché non hai ragionato prima su quello che volevi andare a comunicare al lettore, non è che il risultato sia proprio così eccelso. Se l'avessi progettato prima, no, avresti magari ottenuto un romanzo molto più accattivante. Mi dispiace, perché so che con questo video probabilmente attirerò tutta una serie di commenti negativi, soprattutto da parte di quelle persone che sono convinte che la scrittura sia tutta una questione appunto di pancia e che l'unico scrittore vero sia lo scrittore dannato che la mattina si sveglia, ha sofferto tutta la notte per un incubo particolare e dà sfogo alle sue emozioni tramite scrittura. Ecco, io non sono d'accordo. Scrivere è un'attività che si migliora e si impara a fare con la pratica, con l'esercizio, con la progettazione, con il pensare a tante idee e buttarne via altrettante, e soprattutto con un minimo di periodo di incubazione che va ad aiutare il processo creativo e il processo della stesura vera e propria. E comunque, piccola parentesi, bisognerebbe chiedere agli editor di questi scrittori che dicono di scrivere in base all'ispirazione del momento com'erano davvero le prime bozze dei loro romanzi.